Cavalier, questo è il ragù di ieri. Prego, ragioni, accomodatevi, mangiate. Certo, il ragù freddo è appetitoso, ma grazie, ho già fatto colazione, allora... Certo, Cavalier, che ce l'avete intossicata tutti quanti questa grazia di Dio, eh? Ragioni, io vi devo parlare. Di che si tratta? Venite qua. Ragioni, io vi devo baciare. Lasciate stare, Cavalier. No, dico, prima vi devo baciare e poi vi dico la cosa che vi ho detto e che vi devo dire. Ah. Ragioni, io ieri vi stavo sparando. Cavalier, voi che dite? Proprio così. Come per una svista, una falsa ombra che piano piano prende corpo e assume proporzioni gigantesche nella fantasia di una persona, si può finire uno in galera e un altro al camposanto. Certo, certo. Ragioni, vi ricordate ieri quando a tavola non parlavo? Sì, sì, mi ricordo. Ero ossessionato da un pensiero. Pensavo, ma vado dentro, pigli la rivoltella e sparo al ragioniere. Voi facevate una mossa, una risata, e io dicevo, fra un poco voglio vedere se ti muovi e se ridi più. Cavalier, Cavalier, non ne parliamo più perché a me mi fa impressione. Poi io devo andare all'intendenza di finanza, al comune, insomma, devo sbrigare parecchie pratiche, ecco. Domenica prossima la passiamo insieme, voi e la vostra signora ve ne venite qua, eh? Don Pepi, lasciamo stare. Per gente della nostra categoria, le domeniche sono pericolose. Come? Eh già, perché noi, senza fare niente, non ci sappiamo stare. Il fatto di ieri, per esempio, non si sarebbe verificato in un giorno qualunque della settimana. Approfondite e vedrete che non mi sbaglio. Le cose spiacevoli succedono sempre di domenica. Noi aspettiamo tutta la settimana quel giorno di festa per distendere i nervi, per vivere quelle 24 ore beatamente senza impegni. Poi quando arriva, chi lo sa, ci sentiamo così spaesati che le preoccupazioni i grattacapi ce le andiamo a cercare col lanternino. Poi nel cominciare la nuova settimana di lavoro facciamo proponimenti positivi per la domenica prossima, eccetera eccetera. Basta, Cavalier, io devo andare perché si è fatto tardi. Allora, non combiniamo niente di preciso, va bene? Facciamo così, domenica, quando noi ci mettiamo a tavola, se voi siete a casa e io vi chiamo, e così voi e la vostra signora venite a mangiare qua, va bene? Se no, spero di essere più fortunato in un giorno qualsiasi della settimana. Bravo. Ragioni, voi mi assicurate di avere... dimenticate completamente tutto? Tutto. Completamente. Vi accompagno. Grazie. Venite.